Primarie il 30 aprile, scongiurato il voto a giugno, sì o no? Ma le due cose sono scollegate, comunque io credo che sia un periodo congruo, il fatto che si sia votata all'unanimità nel comitato mi sembra un fatto molto positivo. Questa ipotesi di voto anticipato è ancora in campo? Ma io credo di no, anche se dipende poi dal Presidente della Repubblica, dal Parlamento e dal Governo. Non a Calenda dalla che vi chiede di dire chiaramente quanto deve durare questo governo, cosa rispondete? Ma io credo che ci siano dei meccanismi che Calenda conosce meglio di me. Con le primarie il 30 aprile possiamo dire che il voto a giugno non è più in campo? Diciamo che lo dice la matematica più che noi, quindi diciamo è un fatto oggettivo. La data del 30 aprile a mio avviso chiude la finestra elettorale di giugno, sarebbe impossibile creare una crisi di governo mentre siamo in una discussione congressuale, anzi abbiamo bisogno di rafforzare la tenuta del governo. Possiamo dire che la prima vittoria della candidatura di Emiliano in campo è che non si vota più a giugno per le elezioni anticipate? Sì, devo dire di tanti elettori del Partito Democratico, perché insomma questa prima insurrezione c'è stata quando Renzi, subito dopo il 4 dicembre, ha iniziato a raccontare agli italiani che era necessario andare al voto o ad aprile o a giugno, quindi certamente sì, ma Emiliano ci ha messo la faccia, anche la sua forza fisica, ma devo dire che è stato sostenuto da tantissimi elettori del Partito Democratico. La sconfitta che oggi emerge dei renziani è che è scongiurato il voto anticipato a giugno, possiamo dire così? Ma adesso io non sono un esperto di tecnicalità e di calendario, ma mi pare proprio di sì che non ci sia più la prospettiva, ma credo che fosse già tramontata ampiamente prima. E tanto più si poteva, secondo me, fare uno sforzo per portare tutto il Partito Democratico ad un congresso più partecipato.